eccoci con le nostre trasmissioni di servizio. Grazie per essere con noi oggi alla dottoressa Mazzuca, Valentina Mazzuca. Lei è una nutrizionista. Insomma, le regole per mangiare bene, per proteggere la nostra salute, le indicazioni per migliorare il benessere. Vi ricordo che qualora lo vogliate potete, come ogni giorno, intervenire, porre direttamente dei quesiti al nostro esperto. Io direi di cominciare subito con il calendario, no? Che ci suggerisce l'argomento di oggi, perché lunedì ricominciano le scuole, per i bambini è necessario un carico di energia per abitudini che cambiano e per anche supportare l'attenzione che è necessaria sui banchi di scuola. Allora, cominciamo con i consigli per le mamme e anche per i bambini. Sì, e allora dopo i bagordi estivi di questi bambini che sicuramente si sono scatenati a giocare a pallone, nuotate, eccetera, eccetera, ci deve essere, come per loro, anche per noi, un ricarico energetico, proprio un rientro alla grande. E come possiamo fare tutto questo? Innanzitutto ripristinare la cara abitudine che purtroppo molti bambini ancora oggi non hanno di fare una buona colazione, perché da lì il bambino riesce a mantenere sempre efficiente il suo equilibrio sia mentale che fisico e quindi avere delle performance E la colazione mi cognitive. pare che sia una indicazione che non è valida solo per i bambini, ma anche per gli Anche adulti. per l'adulto, ma in particolar modo proprio sull'argomentazione del bambino, perché poi dovendo stare molte ore seduto a scuola oppure anche in un bambino in età prescolare, all'asilo nido, eccetera, eccetera, quindi sprecando energie, in modo tale che poi tornando a casa non diventi nervoso, irascibile, eccetera, eccetera. Fare una buona colazione è uno di quei piccoli segreti che aiutano poi giorno dopo giorno, anno dopo anno, a creare un equilibrio anche nel bambino che poi diventerà adolescente e adulto. Quindi come possiamo fare noi? Anche perché il 20%, 15-20% del fabbisogno giornaliero è dato proprio dalla colazione. Allora potremmo fare sicuramente un consiglio che do alle mamme, è quello di una buona tazza di latte, anche perché il latte è anche un'ottima fonte contro lo stress, perché È un antiossidante, insomma. contiene delle sostanze quali quella del calcio, che insieme alla vitamina D che serve a farci assimilare il calcio, aiuta a mantenerci sempre di buon umore, come i formaggi e tutti i latticini. Quindi un bicchiere di latte io consiglio anche con una spolverata anche di cacao senza zucchero, cacao amaro. Si può abbinare a questo ovviamente una buona fetta di pane. Io consiglio sempre, rispetto alla fetta biscottata, che comunque contiene per 100 grammi sono 150 kcal in più di un paio di fette di pane. Quindi consiglio una buona fetta di pane anche con un po' di cioccolata di sopra o marmellata o miele, che il pasto, ecco, più completo che ci possa essere. Oppure, se il bambino non gradisce questo, si può abbinare un frutto, come ad esempio la banana o comunque una mela o una spremuta d'arancia, qualche biscottino e il bambino è pronto per andare a scuola. Dopodiché, come spuntino di A metà metà mattina, mattina, sì, certo. spesso capita, mi sto rendendo conto anche con i pazienti più giovani, che sempre più spesso all'interno delle scuole ci sono i famosi bar, si sono installati dove si vendono pizzette, panzerotti, eccetera, quindi tutti questi prodotti da fuori, che purtroppo non aiutano il bambino che è in sovrappeso, perché tende a fare il capriccio, perché vuole questo e vuole quell'altro, e quindi la mamma spesso lo asseconda. Quindi il consiglio mio è ripristiniamo anche la vecchia abitudine del panino che c'era, e via libera anche all'integrale, cioè facciamo provare a bambino anche il pane integrale. Se piace questa cosa, si può fare un buon panino integrale, una ciabattina, ecco, proprio per far capire anche alla mamma a casa, con una fetta di prosciutto cotto. Oppure, se il bambino non gradisce, si potrebbe anche fare il panino con un po' di marmellata all'interno, oppure un succo di frutta con un frutto vicino, o uno yogurt da bere, qualcosa che sia fruibile, ovviamente che non carichi molto il bambino, ecco, di lavoro, per quello che è ovviamente una ricreazione che può durare un quarto d'ora di solito questo, in modo tale che il bambino poi arriva a pranzo, può fare la sua dose di carboidrati essenziale, quindi può fare un buon pasto. Consiglio alle mamme sempre la pasta o il riso con i legumi, che è il piatto completo per eccellenza, alternandoli ovviamente nella settimana. Il mio consiglio è
i primi 20 giorni anche di ripresa delle varie attività, fate la pasta sì o no un paio di volte ecco, a settimana. Lasciate più spazio alla proteina della carne, del pesce, soprattutto il pesce grasso. Se il bambino ama, non so, lo sgombro, il salmone, questi pesci un po' così, diamoli, perché contenendo i famosi omega 3 che servono problemi cardiaci, ma non solo, perché tendono proprio a ridurre lo stress e a trasportare ovviamente adrenalina, queste cose qui che aiutano quindi il buon umore. E allora via libera anche queste cose. Dopodiché un buon contorno, che può essere una carota, oppure se il bambino lo gradisce, anche verdura di colore verde scuro, qual è? Gli spinaci, broccoli, cavoli, proprio perché contengono delle sostanze appunto che attivano il buon umore e il bambino risulta sempre meno stressato, quindi buon umore e stress. Il colore verde è l'antidoto, indica il cibo del buon umore. Sì. Anche i primi, ecco, ripeti, i primi 20 giorni cercare di fare un menù al bambino particolare, anche di qualcosa che lui non ha mai provato, disposto ovviamente a provarlo e proprio aiutarlo a quindi carburare meglio. Questa è la dieta per ricominciare bene, che dovrebbe durare una ventina di giorni. Sì, più o meno, dopodiché si inseriscono ovviamente gli altri alimenti, l'uovo ovviamente immancabile nell'alimentazione del bambino che comunque va a scuola, quindi in età scolare, e via libera anche una volta a settimana alla pizza, carboidrati comunque simpatici per il bambino che comunque va a ricercare purtroppo nella nostra società. E la sera poi, ritornando sempre al fattore di prima, se si dà la pasta a mezzogiorno, il contorno, pomeriggio come merenda, via libera anche alla frutta o comunque uno yogurt da bere o un budino anche, perché no, per arrivare a cena poi senza avere granché fame, energia ancora a disposizione del bambino e dare un secondo che può essere di pesce o di carne appunto sempre con un contorno. Spinaci eccetera eccetera, ricordiamo che sempre per la verdura a foglia verde, ma in generale per tutti i tipi di verdura, per la carne e per il pesce, il consiglio principale è evitiamo il sale e mettiamo il limone, perché altrimenti il contenuto di ferro non viene assimilato nel nostro organismo, quindi tanto vale poi buttarci ad altre cose, voglio dire, nel peggiore dei casi. Quindi se lo scopo nostro è quello di dare anche maggiore energia, il condimento è importante, fondamentale, quindi limone e non sale. Mi pare che resti una delle regole fondamentali che i nutrizionisti si sforzano, no, di far entrare nelle abitudini quotidiane, che sono i 5 pasti al giorno. Sì, 5 pasti, se non addirittura 6, nel caso in cui troviamo dei soggetti, a mio avviso, con molti chili in sovrappeso, il bambino mi riferisco ovviamente, in forte sovrappeso. Infatti, cioè, anche le indicazioni per i bambini insomma, che hanno qualche chilo in più, purtroppo la tendenza all'obesità cresce. All'obesità, no? Il fatto che comunque purtroppo oggigiorno questi genitori sono completamente presi dal lavoro e quindi spesso e volentieri si lasciano un po' in balia questi bambini, nel senso del capriccio, del momento. Ma è anche difficile, no? È poi molto difficile cambiare i gusti dei bambini, molto. E soprattutto avvicinarli alle verdure o comunque agli alimenti che di solito consigliate voi esperti. Sì. Però sono sempre del parere che cercando di fare un piano alimentare nel bambino, dove noi mettiamo la cioccolata, la merendina, inserita in un determinato momento della giornata e in un piano giornaliero ben bilanciato, il bambino non solo va a perdere peso, ma si divertirà anche a scoprire ogni giorno una cosa diversa. Per esempio, sa che il martedì avrà la sua razione, seppur piccola, di patatine fritte. Allora lui comincerà a capire bene come mangiare, cosa fare. A me capita molto spesso che ci sono i bambini che dicono no, l'altra volta ho mangiato questo, quindi il giorno dopo ho preferito, dottoressa, ho fatto bene. E là sono anche soddisfazioni personali, ma soprattutto devono essere soddisfazioni per i genitori, perché comunque tu stai inserendo il bambino in un percorso a lungo raggio, per tutta la sua esistenza, e viene educato il bambino a mangiare bene, il che non significa precludersi ogni tanto la merendina in più o il gelato o il pacchetto di patatine, non è quello che fa ingrassare, è il modo in cui noi lo distribuiamo nella giornata, quindi troppe calorie, poca attività fisica purtroppo. Quindi insomma, altra parola magica che bisogna introdurre nei piani familiari è proprio il piano alimentare. Sì,
Sì, e sarebbe opportuno anzi cercare di fare proprio un filologico tra mamma, papà e bambino che sta seguendo il regime, cercare anche il genitore un pochino di immedesimarsi e cercare per quanto è possibile e nel limite ovviamente di una patologia che può avere un bambino, ovviamente, anche perché poi i piani alimentari sono personalizzati in base all'analisi e alle problematiche del bambino o dell'adulto, il padre o la mamma cercare di approcciarsi anche alla sua alimentazione giornaliera, se ci sono le lenticchie oggi e il papà non tanto gradisce questo tipo di legumi, ecco, fare lo sforzo di far vedere che anche loro comunque sono in comunità in quel momento e quindi il bambino si sentirà ancora più invogliato, ecco, a seguire questa cosa. Ma l'intelligenza sta anche nel fatto non tanto che il bambino deve perdere peso e fargli capire che sta seguendo una dieta. Che dieta alla fine il bambino per le quali non ne deve fare. Sono tutte le cattive abitudini precedenti al fattaccio, dove vediamo il bambino che poi ha tutti questi chili in più, e quindi cercare proprio il genitore di dargli direttamente l'alimento, tranquillamente. A quell'ora la merenda c'ha il suo frutto, oppure c'ha la spremuta di agrumi. Con due biscottini, con un po' di cioccolato, gli si dà direttamente quello, in modo da che lui non richiede, sa che comunque ha qualcosa che comunque a lui piace e si continua così giorno dopo giorno, perché i passi si fanno giorno dopo giorno, non si deve pensare a lungo termine, tanto mio figlio non ce la farà. Spesso si sentono queste cose ed è grave, perché comunque poi nel periodo della pubertà, scombussolamento ormonale, eccetera, il bambino che comunque tenderà ad avere i chili di troppo, si troverà ovviamente con molti chili in più e passerà una vita a fare le famose diete. Quindi un bambino obeso poi sarà un adulto con Con problemi. problemi, una costante ogni 2-3 mesi a cercare di perdere questi chili in più, rovinando Intervenire invece il metabolismo. oggi, intervenire insomma sul bambino significa assicurargli un Sì, futuro tranquillo dal punto di vista della salute e delle diete, no? esatto, sì. Significa insegnargli a mangiare correttamente. Esatto, ripeto che poi ci sta ognuno, poi abbiamo dei periodi particolari nella vita, chi per fame nervosa, chi gli si chiude lo stomaco, può capitare di rimettere ad esempio un chilo o due, ma lì sta l'intelligenza poi nel bambino che diventerà adolescente a capire, dice, ah, questa settimana forse ho esagerato un pochino, ritorno sui miei passi, allora so già che se mangio questo la sera devo evitare quello e via dicendo. E anche il genitore è molto più tranquillo poi, perché comunque gli ha dato le basi per stare anche in salute. I piani alimentari comunque spaventano perché i tempi sono lunghissimi. Per ottenere i primi risultati, quanto tempo occorrerà? Allora, sicuramente faccio un esempio, se un bambino deve perdere 6-7 kg per perderli bene e non rimetterli, questo bambino deve perdere in una settimana 1 kg. O addirittura parliamo di 500 grammi per vedere bene. Quindi diciamo che in un paio di mesi, ecco, proprio se vogliamo tenerci un paio di mesi, 3 mesi, lui ha perso questi 7 kg famosi, dopodiché non li rimetterà più. Al massimo mi può mettere 1 o 2 kg di liquidi dovuti ad una settimana, faccio sempre esempi pratici, dove il ragazzino, il bambino comunque ha mangiato un po' di più, ingarbugliato quello che doveva mangiare oppure capovolgendo il suo piano giornaliero per poi ritornare tranquillamente nell'arco di 2-3 giorni perché i liquidi si perdono così, in 2-3 giorni si è già sgonfiato il bambino e di conseguenza noteremo che non erano chili che ha messo ma semplicemente liquidi e tossine, quindi dovute al fatto che comunque poi ha iniziato a mangiare di nuovo in maniera sregolata, però ritornando tranquillamente non si rimettono più. Quindi lei dice che bisogna ripristinare una corretta alimentazione con regole precise. Non si tratta di una dieta che poi avrà bisogno di una dieta di mantenimento, ma di uno stravolgimento delle abitudini alimentari. E questa è la filosofia Sì, dei nutrizionisti. E vale per i bambini, ma vale anche per gli adulti. certo, nel bambino se noi riusciamo, è la lotta che io faccio sempre, se riusciamo già un bambino in sovrappeso a fargli perdere il peso, abbiamo salvato tra virgolette un bambino, che poi la genetica lo porterà ad essere un iperteso da grande, indipendentemente dall'alimentazione, avere il colesterolo a 2,80 è fisiologico, non possiamo farci niente.
Se comunque ha passato una vita questo bambino diventato adulto, ha comunque a mangiare bene. Lì poi ci sono altre problematiche, però in linea generale l'80% che mangia bene e si alimenta in modo sano è difficile che abbia delle patologie particolari o fastidiose e seccanti come può essere Quindi appunto il il messaggio alle colesterolo. famiglie è, insomma, attraverso la tavola si prepara il futuro e la salute, salvaguarda Sì. la salute dei bambini con le corrette abitudini. Purtroppo non viene capito questo. Anche nel grande, non c'è forse ancora la cultura proprio del nutrizionista, come può essere del dietologo, eccetera, eccetera. Comunque proprio la cultura di riuscire a capire che se io mangio meglio, sicuramente su cinque patologie che devono venirmi, me ne vengono due. Ecco, cerco comunque di tenere a bada tutto quello che mi succede intorno di negativo che potrebbe colpirmi a livello fisiologico, biochimico. Quindi ecco, il messaggio è questo, cerchiamo proprio la salute parte da dentro, mangiare bene. Sono luoghi comuni, ne sentiamo tanti, trasmissioni dove tutti parlano, la sana alimentazione, però all'atto pratico è così. Molte patologie gastrointestinali derivano dal fatto che noi mangiamo male. Derivano dal fatto da stress, mangiare male, il fumo anche nell'adulto, ecco, sono precursori purtroppo di patologie. Se io già su due cause tendo a rimediare con l'alimentazione che già mi è al 70%, sto tranquillo, ecco. Certo, insomma, aiuta. C'è una telefonata, pronto, buonasera. Buonasera, salve. Da Allora, io dove volevo ci chiama? rivolgere. Allora, sono Francesca, chiamo da Sì, Cosenza. prego, qual è la domanda per la Allora, dottoressa Mazzuca? praticamente la mia domanda è questa. Allora, io ho quasi 29 anni e sono da un paio d'anni che non riesco a perdere chili in eccesso. Purtroppo sono tanti. Cioè, io ho provato a magari mangiare di meno, comunque evitare i cibi comunque più o meno grassi. Però non riesco comunque a perderli, anzi il contrario, cioè nel senso io 5 mesi fa ero leggermente meno magra di come sono ora, cioè ora sono proprio, non riesco proprio a trovare una giusta dieta che mi consenta di perdere chili, perché purtroppo sono tanti e non riesco proprio a trovare una soluzione in tal senso. Vorrei, mi scusi se lo Sì, no, interrompo, prego. vorrei sapere, Sì, si abbassa il televisore, sì, altrimenti infatti l'ho abbassato rimbomba e perché non riusciamo a altrimenti. capirci, se ci ascolta solo Non è che per magari il mio è un problema nel senso di liquidi, che, ecco, prima parlava dei liquidi in eccesso, cioè come posso fare a distinguere questa cosa? telefono. Allora, innanzitutto non so se recentemente ha fatto le famose analisi del sangue, per vedere se comunque ci sono dei valori che non sono ottimali, immediatamente mi riporta da quello che ha raccontato a fenomeni ovviamente di tiroide. Potrebbe avere un fenomeno di ipotiroidismo che comunque la porta ad aumentare ancora di più questi chili che ha. Quindi il mio consiglio è innanzitutto faccia le analisi, dopodiché se i parametri comunque sono tutti positivi e nella norma, ovviamente lei non pensi alla dieta, come abbiamo detto prima, Sì. pensi a seguire giorno dopo giorno un programma. Può partire con una settimana, dopodiché continui a perseguire il suo obiettivo. Sicuramente eliminare grassi, eccetera, eccetera, non conviene. Conviene sicuramente rivolgersi a uno specialista in modo tale che le fa un piano alimentare costituito anche da 6-7 Corretto. pasti, perché probabilmente il suo metabolismo risulta essere abbastanza lento, se non addirittura quasi fermo. Mi Quindi scusi. dovrebbe agire direttamente Mi scusi, all'origine, posso chiederle, posso farle questa domanda? A ecco. Sì. proposito di metabolismo, allora io ho letto su internet che c'è un modo per poterlo accelerare, perché chi ha il metabolismo lento ingrassa, e su internet c'era questo modo per poter comunque accelerare questo metabolismo affinché poi uno riesca a dimagrire. Questo metodo erano praticamente delle cose erboristiche che consentivano di accelerare questo metabolismo per poter perdere chili in eccesso anche in una settimana. Cioè, parlavano che in una settimana, nel momento in cui questo metabolismo si era accelerato, si potevano perdere anche quei 5-6 kg a settimana.
Allora, questa cosa che ha letto è da pazzi, anche perché se perde 5-6 kg a settimana, vuol dire un chilo quasi al giorno, vuol dire non solo che arriverà a fine settimana con problemi seri di salute, come può essere, può andare in ipotensione, cioè avere uno scombussolamento di elettroliti, eccetera, eccetera. Può sovraccaricare i reni in una maniera eccessiva, perché credo che comunque sia un regime, quello che le ha letto, a base proteico, molto sì, sono proteico. Delle bacche, ora non ricordo esattamente cosa diceva. Ah, addirittura. Sì. No, il mio consiglio è sempre, come abbiamo detto prima, anche nel bambino, cercare di perdere un chilo a settimana. Lei deve lavorare con l'alimentazione mirata in base alle sue analisi e molta attività fisica. Io per attività fisica intendo sia attività aerobica, ma soprattutto fare almeno una mezz'ora di camminata a passo sostenuta al giorno. Se lei a casa ha un tapirulan, ecco, consigli per... O le scale, quello sì. Perfetto, deve aumentare i suoi battiti cardiaci. Una volta che il battito cardiaco arriva, mi pare, adesso gli esperti in fitness ne sanno meglio di me, intorno ai 120 battiti al minuto, lì sta bruciando calorie. Quindi passo sostenuto, camminate ogni giorno e in più cerchi a fare almeno 5-6 pasti al giorno. Non lo sapevo di questo, ma è ovviamente con verdura. Può mangiare tutto, però ripeto, se lo fa da fai da te, le consiglio ovviamente di darsi alla pasta un paio di volte a settimana e dedicarsi ai legumi, alla carne, al pesce, carne magra, carne bianca, che comunque l'aiutano anche, attivano anche qui la serotonina, l'ormone del buon umore, di conseguenza lei, sentendosi bene, continuerà a portare avanti questo programma alimentare. Però il consiglio è, si rivolga sempre a uno specialista e faccia molta attività fisica, in modo tale che in 2-3 mesi si è sbloccato questo metabolismo che risulta essere bloccato, fermo, con il lucchetto e non si sa come sbloccare la cosa. Perché io mangio, ho sempre mangiato da anni allo stesso modo, solo che negli anni precedenti non ingrassavo. Ora invece sembro comunque... Beh, possono essere tanti fattori, ripeto, darle ora così un consiglio su due piedi non me la sento, nel senso che se uno non vede le analisi o comunque non sa la sua storia... Poi le nostre, mi dà l'opportunità, sì, dottoressa, per ricordarlo, sono indicazioni. Assolutamente. Poi è chiaro che i piani alimentari si fanno dopo essersi sottoposti a delle analisi, aver visto le carte e poi lì insomma si entra in un altro percorso. I nostri sono solo consigli, indicazioni per queste che vanno prese. Assolutamente. Allora, anzi, grazie mille. Chiudiamo, signora Francesca, che abbiamo altre telefonate in linea. Allora, queste sono le nostre indicazioni. Grazie le analisi soprattutto, grazie a lei per averci telefonato, le analisi soprattutto, perché è da lì che dobbiamo capire se non ci sono altri problemi, se la salute insomma ci aiuta per poter supportare le diete e poi si procede con il piano alimentare. Tra l'altro lei consigliava prima di variare i cibi per i famosi 5 pasti al giorno e poi più cereali, legumi, ortaggi e frutta. Cereali, legumi, ortaggi e frutta ogni giorno? Sì, se riusciamo anche a fare due, per come la vedo io, due razioni di frutta al giorno, costituite da due razioni, da due frutti anche. Possono essere due mele verdi, due mele rosse che aiutano la circolazione e anche aiutano il cuore, la mela rossa. Frutta anche di stagione, consiglio vivamente in questo periodo, se riusciamo anche l'uva ad esempio, mi viene in mente che è un ottimo diuretico e aiuta anche a sgonfiare. Ovviamente in una piccola quantità, perché essendo molto zuccherina, ecco, possiamo andare poi a scompensare altri campi. Due razioni e due razioni anche di verdura, che può essere il contorno, esempio rucola, verza, radicchio con un altro tipo di insalata, oppure spinaci, carote, cicoria, tutto quello che concerne. Ecco, se noi riusciamo ad averle due volte al giorno, pranzo e cena, e le due porzioni di frutta, ovviamente lontano dai pasti. Lo spieghiamo anche perché invece l'abitudine è consumare la frutta subito a fine pasto. Dopo il pranzo c'è la frutta, niente di più sbagliato. Perché è sbagliato? Perché praticamente per lavorare e agire bene la frutta sul nostro organismo ha bisogno di trovare il tratto intestinale libero.
Immaginiamo una macchina che entra in galleria, c'è la fila, deve aspettare, ci stressiamo, ci arrabbiamo e usciamo da questa galleria ancora più nervosi, con la voglia di arrivare a casa. Se la troviamo libera, non abbiamo alcun tipo di problemi, passiamo questa galleria, eccetera. La stessa cosa fa la frutta. Quindi che succede? Se trova il cibo, si ferma, si blocca e inizia a fermentare. Quindi noi ci gonfiamo, produciamo sostanze negative per il corpo, sostanze tossiche, che a lungo andare, giorno dopo giorno, ci fanno mettere anche dei chili in più, senza saperlo. Invece la frutta va mangiata? Lontano dai pasti. E perché no, nel momento in cui ci sono casi particolari, dove c'è comunque una fame continua, nervosa, dove non ci sono alcun tipo di problema. Quindi metà mattina, metà pomeriggio? Sì, oppure un 40 minuti anche prima di pranzare. Una mela, oppure un'arancia, qualche acino di uva, ecco, giusto così per appuntare un po' lo stomaco. E comunque nei 40 minuti che precedono il pasto, la frutta ha già lavorato e andrà poi a espletare il suo compito, ecco, quindi. Sì, quindi. Però sempre spuntino o merenda, la consiglio, o addirittura colazione, come abbiamo detto prima, per dare una carica in più alla giornata. Quindi lontano dai pasti. Invece poi parleremo dei grassi, quali preferire, come utilizzarli, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, restate con noi. Seconda parte di Parliamone, vi ricordo che siamo in compagnia di un esperto, la dottoressa Mazzucca, che è una nutrizionista. Vi ricordo che qualora lo vogliate potete telefonare e chiedere direttamente dei consigli al nostro esperto. Nella prima parte ci siamo occupati della corretta alimentazione per i bambini che cominceranno un nuovo anno scolastico, i cibi per far sì che comincino le lezioni con un carico di energia. Poi abbiamo ricordato le regole principali, 5 pasti al giorno che aiutano il benessere di ognuno di noi, e poi la dottoressa Mazzucca ci ricordava una abitudine che invece va modificata, quella cioè di non mangiare la frutta a fine pasto. Seconda parte, lo avevamo anticipato. I grassi, l'olio, come utilizzarli, ecco, per far sì che siano utili alla nostra salute. Allora, per quanto riguarda, tra i grassi da condimento sicuramente da preferire utilizzare sempre comunque c'è l'olio d'oliva. Però che tipo? Allora, utilizziamo sempre olio d'oliva extravergine se riusciamo ad avere la pazienza, che poi diventerà cultura nostra, quindi lo faremo con una certa nonchalance. L'olio extravergine con spremitura a freddo, perché è meno lavorata e quindi noi abbiamo un olio sicuramente un po' più robusto, ma con proprietà nutritive ovviamente quasi intatte, tutti i suoi acidi che aiutano il nostro organismo. Consiglio sempre di associare, oltre a questo tipo di condimento, anche nell'alimentazione proprio corretta che una persona va a fare, l'utilizzo anche della frutta secca, perché oltre ad essere fonte energetica, una delle fonti energetiche primarie, contiene tantissime sostanze, vitamine del gruppo E, eccetera, che aiutano proprio a dare sprint e una certa energia fruibile durante la giornata. Frutta secca, parliamo chiaramente noci, mandorle, esatto. Le quantità, ma ne parleremo subito dopo la telefonata. Pronto? Sì, buonasera. Da dove ci chiama? Chiamo da Rende, sono Anna Paola. Sì, prego, la domanda per la nostra esperta. Sì, niente, volevo un consiglio. Io, siccome ho un figlio adolescente al quale è stata riscontrata una lieve ipertensione, e mi è stata consigliata una dieta ipofodica. Sì. E niente, cioè, capisce, con un ragazzo adolescente mangia spesso fuori pizza, panini, cose varie, non saprei proprio come, non so, regolarmi anche a pranzo, a cena, non so, cioè, se proprio eliminarlo del tutto, cioè cosa si intende di solito per diete ipofodiche, cose del genere, insomma.
Allora, la dieta iposodica, la dieta... Intanto la ringrazio e ascolto la risposta. Non ho capito. Sì, forse aspetta la risposta da casa, quindi diamole ah, i consigli. Sì, allora, se il ragazzo o la ragazza, adesso non ho ben capito, è già in cura con questo programma alimentare, quindi un regime iposodico, è assolutamente positivo. Certo, deve stare attento sicuramente a bere tantissima acqua, perché altrimenti non ha senso. Ma l'acqua deve preferire un'acqua, non lo so, quelle... Sicuramente un'acqua che aiuti il rene a lavorare con una certa velocità, rapidità, quindi controlli sempre all'etichetta acque che abbiano un pH molto più alto del 7, 7,89 eccetera eccetera, perché ci sono in commercio, in modo tale che il ragazzo o la ragazza, ripeto, non ho ben capito. Il ragazzo. Ah, ok. Vadi più volte al bagno in modo tale che elimini questi liquidi che è in eccesso, si ripristina anche l'equilibrio degli elettroliti e di conseguenza anche questo fenomeno di ipertensione tenderà pian piano ad eliminarsi completamente. E in più, se sta seguendo ovviamente un regime di dieta iposodica, va più che bene. Certo, deve essere poi coscienza ovviamente di suo figlio nel momento in cui mangia fuori o con gli amici, fa lo spuntino pomeridiano, la merenda eccetera eccetera, a prediligere sempre qualcosa che comunque abbia un carico di contenuto salino eccetera eccetera molto basso. Quindi non so, anche la signora va bisogno di qualche indicazione sui cibi da cucinare, da allora sui cibi, signora, su come variarli. Allora, come variarli? Allora, si butti soprattutto su carni bianche, ovviamente come abbiamo detto all'inizio, usi molto il limone sulla carne e sui legumi ed eviti proprio di tralasci il sale tranquillamente, anche perché se suo figlio beve durante la giornata anche un litro d'acqua al giorno, ha già il suo contenuto di sale e va più che bene. Quindi condisca molto con olio extravergine d'oliva, come abbiamo detto prima, basta un cucchiaino sulla carne o sul pesce, ovviamente anche qui pesce magro, e utilizzi molto rimole, molto prezzemolo, che tendono proprio a riequilibrare la situazione. I legumi va benissimo, anche qui i legumi, stia attento ovviamente a quelli molto più calorici, come possono essere i ceci, eccetera, eccetera. Qui può ovviamente, in base anche al gusto di suo figlio, utilizzare un pizzico di sale iodato, o il mio consiglio è quello di utilizzare molto il sale integrale o addirittura il sale dell'Himalaya, che si trova in tutti i supermercati perché ormai è diventato comune anche qui da noi al sud. Costa un po' di più, ma sicuramente preserva di più la salute di suo figlio, ma comunque dovreste... Il potassio può darlo tranquillamente con la frutta, se suo figlio la mangia. No, dicevo proprio il sale di potassio, quello che si vende anche in farmacia. Ma no, tranquillamente, signora, può utilizzare, ripeto, sale iodato integrale o questo dell'Himalaya, che ha un colore sul rosato più o meno. Comunque molti legumi, ripeto, carne magra e il pesce sempre magro, quindi parliamo di nasello, merluzzo, l'orata, oppure pesce grasso come nel caso del salmone, che comunque apporta dei benefici a livello anche dell'organismo e del cuore, preserva, visto che comunque abbiamo uno stato di ipertensione qui. E molta acqua, signora, almeno 2 litri al giorno. Bene. Il pH controlli sempre, queste sono piccole indicazioni, perché comunque se ha già un piano alimentare suo figlio, sono sicura che... No, non ha un piano alimentare specifico, quindi ha ricevuto di evitare l'aggiunta di sale. Ah, ho capito. Oppure di usare questo sale di potassio, ma in realtà ha un sapore molto amaro, quindi non lo gradisce granché. Questi sali io glieli sconsiglio sinceramente, poi se proprio vuole provarlo può tranquillamente farlo, ecco. E in più, signora, latticini e latte, sì, soprattutto latte scremato, ecco, o latte intero glielo consiglio una volta ogni 15 giorni, ecco, perché comunque contiene vitamine, un certo carico di proteico che comunque fa bene. Però per il primo mesetto, ecco, può fare un regime del genere, anche più un 4-5 pasti al giorno, ecco, se riesce, e molta acqua, soprattutto il primo mese, mese e mezzo, ecco, dopodiché può scemare anche ad 1 litro al giorno. Ma se riesci, 2 litri sono fondamentali. Allora, queste sono le nostre Va bene, indicazioni. La ringrazio. Niente. Grazie per averci telefonato. Allora, dicevamo, avevamo lasciato in sospeso noci e mandorle, le quantità.
Allora, le quantità, se noi vogliamo utilizzare la frutta secca a colazione, anche nel bambino, se il bambino ama i pistacchi, faccio un esempio che diciamo è una delle frutte secche più amate dal bambino, possiamo darle insieme alla tazza di latte i 3 biscotti, speriamo integrali, il consiglio che do sempre io, o la fetta di pane, possiamo dare ad esempio 4 pistacchi contati, già sbucciati, li facciamo trovare al bambino. Nell'adulto, oppure 3 mandorle e 3 noci già sgusciate, in modo tale che il bambino va e ha proprio un surplus di energia, che tenerlo la sera credo sia difficile, però comunque diamo assolutamente cose positive. L'adulto invece sempre in una, consiglio un 3 volte a settimana, ecco, farlo o come spuntino, 3 noci ad esempio e 5 mandorle, abbinate sempre a qualche altra cosa, un frutto con 5-6 pistacchi, quantità sono irrisorie per chi è amante della frutta secca, però 3 volte a settimana un piano alimentare mirato ne riusciamo a trarre dall'utilizzo della frutta secca che tutti eliminano perché è grassa eccetera, eccetera, riusciamo a trarne tantissimi vantaggi, evitiamo integratori vari di vitamine, di proteine eccetera eccetera, che alla fine mangiando bene compensano tutto, quindi. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, buonasera, da dove ci chiama? Da Cosenza. Sì, qual è la domanda per la nostra dottoressa? Sì, salve dottoressa. Salve. Io vorrei avere alcune informazioni per, diciamo, combattere una condizione di ipoglicemia reattiva. Sì. Lei è in cura oppure è proprio lei colpita? Cioè, mi faccia capire un attimo. Sì. Io, allora, non sono in cura farmacologica al momento, sì. Però mi hanno detto appunto che dovrei seguire un regime alimentare controllato. Sì, allora, per quanto riguarda quest'ipoglicemia, sicuramente dovrebbe, così in linea generale posso darle degli accorgimenti, utilizzare, alternare più che altro l'utilizzo di carboidrati come la pasta, il pane eccetera eccetera, alternarli all'utilizzo di cibi integrali, quindi la pasta integrale, anche il pane integrale, in modo tale che lei tende ad avere sempre un equilibrio glicemico, evitare fenomeni di scompenso glicemico, quindi di iperglicemia oppure di ipoglicemia come nel suo caso, quindi può alternarlo, fare 2 volte a settimana l'integrale, 1 volta la pasta normale di semola, oppure può utilizzare per l'ipoglicemia, sicuramente signora potrebbe un po' più di frutta particolare, non so, mi viene in mente in questo periodo anche i fichi, ecco, mangiarli anche 1 volta a settimana, comunque sono abbastanza ricchi di sostanze che tendono a tenere sempre sotto controllo questa glicemia. L'acqua, signora, anche qui l'acqua gioca un ruolo fondamentale, può vedere sicuramente un'acqua oligominerale, che poi sono le acque consigliate anche in regimi dietetici, però può vedere anche un tipo di acqua, non so, adesso non fare nomi, può trovare acque comunque che contengono quantità di calcio particolari, che comunque nell'ambito di una giornata, quindi mangiando in un certo modo, aiutano comunque ad evitare questi fenomeni di ipoglicemia. Ma ad esempio quando ho una crisi, perché mi capita spesso di avere la crisi ipoglicemica, sì, quindi una glicemia di 50-55, in quel momento cos'è che posso mangiare? Allora, in quel momento sicuramente il mio consiglio è quello di, per quanto possibile, mi rendo conto, avere sempre con sé anche un po' di acqua con un contenuto, con un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero. Sono rimedi antichi ma efficaci, in modo tale che lei ripristina subito gli elettroliti essenziali ed evita ovviamente di avere una crisi peggiore rispetto a quella dell'esempio fatto da lei. Quello che lei deve mangiare sicuramente, il mio consiglio, è la frutta, subito. Può fare una spremuta, può fare un frullato, quello che vuole. Sì, frutta sì. Sì. Un'ultima domanda, sì. Per quanto riguarda ad esempio il cromo picolinato. Il cromo? Picolinato. Sì. Come picolinato?
nel trattamento, diciamo, dell'ipoglicemia. Lei lo consiglia, non lo so, come coadiuvante? Sì, come coadiuvante sì, si potrebbe utilizzare, ma ripeto, non più ovviamente di una fase di attacco che può essere un 15-20 giorni, ecco, perché se il corpo comunque si abitua ad avere cose strane, non va bene la cosa. Quindi lei deve cercare sempre di utilizzare il suo primo mezzo, fonte essenziale per vivere, è il cibo. Quindi lei può partire da lì e se poi ci sono ovviamente dei fenomeni particolari che va a riscontrare, ovviamente si appoggia al suo medico che sicuramente le consiglierà bene. Però sì, come coadiuvante va bene. Sì. Ho capito. Sì, prego. Sì, un'ultima domanda, siccome ho anche purtroppo una tiroidite, una Hashimoto. Ok. Ecco, mi hanno detto che alcuni alimenti vanno in contrasto con l'Eutirox. Sì. Allora, gli alimenti sono sicuramente il pesce, purtroppo, nella tiroidite da Hashimoto, quindi cerchi di ridurlo. L'utilizzo? Sì, cerchi di ridurlo più che possibile, ecco. Ci sono anche alcuni tipi di frutta come può essere la banana, ad esempio, che può andare in contrasto, non tanto con l'Eutirox, più che altro proprio con la patologia che porta la tiroidite da Hashimoto. Ovviamente non deve eliminarlo, perché altrimenti nel momento in cui lei troverà un equilibrio anche col dosaggio dell'Eutirox, che sicuramente ha dosato nel corso del tempo, adesso non so da quando ha scoperto di avere questa tiroidite, sarà passata da un dosaggio tot a un dosaggio tot, non deve ovviamente precludersi l'utilizzo del pesce, ma cercare di ridurlo. Ho capito. Nel caso queste particolare. Sono le nostre indicazioni. Sì. La ringraziamo molto per averci telefonato. Poi è chiaro, noi lo ribadiamo ancora, che è per piani personalizzati, perché anche i piani alimentari, un po' come le terapie, devono essere strettamente personalizzati e redatti subito dopo aver visto le analisi, quindi la situazione clinica del paziente. Andiamo ancora avanti, lei parlava dell'importanza dell'acqua, no? L'abbiamo visto durante queste telefonate, il consiglio per tutti, quanta acqua bere durante il giorno, a cosa serve, qual è l'acqua verso cui dovremmo insomma orientarci per stare bene? Allora, l'acqua sicuramente migliore è un'acqua che aiuti il rene a lavorare senza stress, senza fatica. Quindi qual è? Come ho detto prima, appunto, deve essere un'acqua con un pH superiore a 7 o comunque a ridosso di 7, in modo tale che a casa riescono anche a capire. Basta leggere l'etichetta, ovviamente, in modo tale che questo tipo di acqua aiuta ad andare a minzionare tantissime volte durante la giornata, eliminare tossine, liquidi in eccesso e aiutarci, io parlo di un soggetto sano in questo caso, ad affrontare ovviamente un piano alimentare particolare con estrema facilità, proprio perché il rene comunque già deve pensare a fare tantissime cose. Se noi gli scarichiamo anche il peso, voglio dire, di filtrare ancora di più tutte le sostanze, eccetera, con un'acqua molto dura, o ci sono, noi abbiamo anche l'abitudine qui di andare sempre a prendere l'acqua alla fontana vicino, alla fonte, ecco, non è sbagliato il messaggio che voglio mandare, ma sicuramente se ci sono problematiche particolari di un soggetto che beve da anni acqua di fonte, eccetera, eccetera, che non è controllata, ma non perché fa male, proprio per un contenuto di sali minerali, di elettrolite, eccetera, eccetera, potrebbe peggiorare ancora di più la sua situazione. Quindi affidiamoci all'acqua purtroppo imbottigliata, che comunque è sicura, e il consiglio mio è sempre a chilometro zero, cioè acque dell'Interland calabrese, cioè, che ce ne quantità, sono tante. Perché abbiamo un'altra telefonata. Quantità io, in un soggetto sano, ecco, perché sennò altrimenti, in un soggetto sano, fine 2 litri al giorno. Al giorno. Sì, è l'ideale. Ti abbiamo in linea, pronto? Pronto? Oh. Sì, la sentiamo. Buonasera. Buonasera, dove ci chiama? Senta, io volevo chiedere alla dottoressa che tipi di analisi si può fare o degli esami per sapere che carenza di, per vedere la carenza di... Allora, se parliamo di carenze vitaminiche, ci sono proprio degli esami nei nostri laboratori? Ecco, sì.
dove fanno appunto proprio il carico delle vitamine, vedere se ci sono dei deficit, esempio di vitamina C, di acido ascorbico, ci sono deficit di vitamina K, eccetera, eccetera. E quello è un esame proprio mirato. Sì, al medico che bisogna chiedere? Questo tipo di analisi credo si deve rivolgere direttamente al laboratorio, sì, perché è un tipo particolare, mentre al medico di famiglia si fanno le analisi generali, quindi l'indice glicemico a digiuno, il colesterolo totale, LDL, HDL, poi dobbiamo vedere fondamentale, in alcune analisi spesso non compare, l'utilizzo dell'esame della tiroide, quindi TSH, T3, T4, eccetera, eccetera, fare poi anche l'esame di tutti gli elettroliti, quindi calcio, fosforo, eccetera, eccetera, che il medico sa di famiglia con che dicitura ovviamente prescrivere la cosa. E il consiglio mio è anche quello di fare l'antibiogramma, che spesso viene sottovalutata alla fine, proprio per vedere se ci sono problematiche varie. E in più anche le analisi e la ricerca, ovviamente la cultura delle urine è fondamentale, per vedere se ci sono delle problematiche anche al rene, eccetera, eccetera, in modo tale che uno riesce ad avere il quadro totale e partire da lì poi. Ma io mi scusi, mi ero rivolto ad una nutrizionista tempo fa in ospedale, la quale mi aveva consigliato di fare un tipo di esame, che poi mi aveva scritto anche un biglietto, però che poi ho smarrito e non ricordo come si chiama, però proprio per vedere la carenza di sali minerali. Guardi, io sono stato operato di colectomia totale e anche purtroppo del retto, e ho una dieta abbastanza ristretta, sì, parliamo di carni bianche, pasta e non formaggi, non salami, non frutta, pure la frutta ristretta, solo banane, perciò volevo capire se c'era qualcosa che potevo integrare, ecco, e c'era un tipo d'esame che bisognava fare per sapere la mancanza di vitamine, ecco. Ripeto, l'esame c'è, ma si deve rivolgere ovviamente, perché sono esami che non vengono fatti spesso, nel senso che già dall'analisi generale, come le ho detto prima, si vede se ci sono problematiche o meno. Poi se è un caso particolare che si deve approfondire la situazione, e allora poi in base anche ai sintomi, al dialogo che si ha col paziente, indirizziamo direttamente. Ma lei basta che si rivolga ad un laboratorio, le sanno dire esattamente la dicitura. Ma per quanto siccome me le può segnare il mio medico? Sì, le può segnare, certo. Ma io che cosa devo chiedere al mio medico? Perché io sono stato dal mio medico e lui mi fa fare sempre delle analisi normali, mi fa tutti i tipi di analisi, però non sono quelle specifiche, ecco, io ci sono delle analisi, penso che siano specifiche per vedere la carenza di sali minerali, di vitamine che mancano. Sì, e per questo le stavo dicendo, può rivolgersi prima di andare dal suo medico di famiglia ad un laboratorio dove le sanno dire esattamente la dicitura, perché poi ognuno ha delle diciture particolari che in questo momento non le so dire, proprio per vedere se c'è un deficit di vitamine, a carenza di qualcosa o meno. Non parlo ovviamente di ferro e altro, perché quello le ritrova tranquillamente nell'analisi generale. Per questo caso le si rivolge al laboratorio, chiede la dicitura e va dal medico. Per quanto riguarda invece l'alimentazione che sta facendo, consiglio, può integrare altri tipi di frutta senza alcun tipo di problemi. Mi sembra strano che le abbiano limitato solo all'utilizzo del frutto come quello della banana, che spesso viene utilizzato anche per chi ha avuto delle ulcere sanguinolenti. Mi hanno detto che la banana è restrittiva, ecco. Come? La banana, diciamo, è restrittiva, perciò mi hanno consigliato la banana. Io il riso, per esempio, ci metto il limone. Esatto, ecco, sì. Perfetto. Mangio il riso col limone, e pezzo di pollo, ecco, non... piuttosto che magari ecco, del pesce, sì, quello lo posso mangiare, però non tutti i tipi di pesci, devono essere anche pesci magri e non grassi. Certo. Cioè, però poi altri tipi di pasta non ne mangio, e altri tipi di frutta, oltre la banana, per il momento non ne mangio, perché ho provato con pere, mele e altro e... No, quello forse no, ecco, è un po' più... Se ha una nutrizionista che la sta seguendo, sicuramente... No, non c'è una. Soltanto le hanno dato in linea generale, ecco, cosa mangiare.
Il mio consiglio è rivolgersi sicuramente a uno specialista, in modo tale che carta alla mano si vede e soprattutto fondamentale nel suo caso cambiare il menu ogni 20-25 giorni, perché altrimenti si rischia poi di andare incontro ad altre situazioni poco piacevoli, ecco, non gravi ma fastidiose. Ecco. Quindi se, io adesso non so da quando lei ha scoperto questo tipo di patologia, questa malattia che ha avuto, da quant'è che sta seguendo questo percorso? Sono 2 anni. Sono 2 anni, quindi è un bel po', ecco, dovrebbe iniziare, ma già doveva farlo prima sotto consiglio del medico, anche ad integrare piano piano tutti i cibi, attenzione a quello che le sto dicendo, tutti i cibi. No, ho provato con altri cibi, però mi perché comunque ormai è un bel po' di tempo. Mi si rendono come se fosse prendersi dei lassativi, ecco. Provi piano piano, ecco, con l'integrazione anche di determinati tipi di frutta, che ovviamente che non siano la pera, non siano l'uva, in questo caso mi viene in mente, non siano frutta, ecco, particolare. L'unico tipo di mela, ecco, può provare la mela verde, ad esempio. Quella non dovrebbe, ecco, anzi, dovrebbe più o meno ripristinare anche un po' la situazione. Deve stare sì attento, ma il mio consiglio è provi anche un alimento a settimana, ad integrarlo, perché lì potrà darle una sensazione di fastidio, ma riprovandoci sicuramente il fastidio sarà la metà della metà di quello che ha avuto in precedenza. Insomma, noi ci dobbiamo fermare, mi dispiace, sì, per il nostro. Comunque, per quanto riguarda l'analisi, mi consiglia di andare prima direttamente da un, sì, laboratorio. Sì, 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 sì. Allora, questa è la nostra indicazione, ricordiamo che variare i cibi è fondamentale per insomma, la nostra salute. Il tempo a nostra disposizione finisce qui, grazie a Valentina Mazzuca per essere rimasta con noi, grazie a voi per averci seguito, da Amedeo Scarpelli in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.